abbiamo voluto tanto più evidenziare una sorta di buco istituzionale che a nostro parere è quello che il governo sta facendo in questi giorni, cioè dimenticare che c'è una industria del turismo, della montagna importantissima. L'hanno chiamato buco istituzionale per sintetizzare le gravi mancanze dell'esecutivo che durante questa lunga pandemia si è dimenticato della montagna e dell'industria del turismo, che è volano per l'intero settore e fonte di sopravvivenza per le comunità delle Terre Alte. I primi cittadini di Alleghe, Cencenighe, Livinallongo, San Tommaso, Gosaldo e Roccapietore hanno scritto una lettera appello ai parlamentari bellunesi e al ministro D'Incà. Non facciamo riferimento nella lettera a problematiche sanitarie, ma a quello che riguardano i possibili e non i possibili, i doverosi ristori da iniziare a mettere in campo per appunto andare incontro alle attività che chiudono, è la cosa più normale che possa accadere per un gruppo di sindaci. L'appello è sottoscritto dai sindaci che gravitano nell'area del centrodestra. Serve una svolta, concorda il senatore Luca De Carlo, mentre dall'onorevole di Forza Italia Dario Bond arriva il richiamo all'unità. L'Italia non è tutta uguale e bisogna far passare questo concetto, dice. C'è bisogno di aiuti consistenti e immediati affinché le famiglie abbiano di che vivere, scrivono i sindaci. La maggior parte di quei 6 sindaci ha sul proprio territorio impianti di risalita e attività turistiche comunque ricettive, eccetera, e vediamo in prima persona quello che sta accadendo. Un allarme e un sollecito. Gli aiuti arrivati in maniera eclatante con i bonus varati dal governo, scrivono i sindaci delle Terre Alte, non sono la priorità per una montagna colpita e vittima dimenticata. Quello che possiamo fare è sollecitare un governo che si è sicuramente dimenticato di una industria turistica di montagna di mettere in campo dei ristori.